si dimena nell'acqua, chiede disperatamente aiuto, mentre con la telecamera subacquea riprende tutto. È lui stesso ad averla accesa poco dopo essere stato attaccato da uno squalo, vuole dire addio ai suoi cari. Immagini spaventose postate sui social dallo stesso protagonista che risalgono a venerdì pomeriggio. Siamo in una spiaggia del Queensland, in Australia. Matteo Mariotti, studente di 20 anni di Parma, con la passione per la biologia marina, si è preso qualche giorno di vacanza dal lavoro, ha appena saputo che suo nonno non c'è più e vuole rilassarsi. Indossa maschera e boccaglio, si immerge in pochi metri d'acqua, con sé porta una piccola telecamera per riprendere il fondale e qualche pesce. Purtroppo sarà il più pericoloso di tutti a trovare lui. Improvvisamente avverte una fitta al piede, è il morso di uno squalo che lo attacca per 3 volte, in pochi attimi lo trascina giù e poi al largo tentando di divorarlo. Sono momenti drammatici, Matteo combatte, si dimena, cerca di liberarsi dalla morsa dello squalo, chiede aiuto all'amico rimasto a riva, mentre con lucidità e freddezza continua a filmare tutto, è convinto che questi siano gli ultimi momenti della sua vita e vuole salutare chi ama. Poi, miracolosamente, trova la forza per liberarsi, con le mani apre la bocca dello squalo e nuota via più veloce che può, trascinandosi verso riva. È l'amico istruttore subacqueo ad afferrarlo per un braccio e a tirarlo fuori dall'oceano, a tranquillizzarlo in quei momenti di panico e terrore. Blocca l'emorragia provocata dal morso, chiama i soccorsi e all'arrivo dell'elicottero lo porta in spalla fino alla barella, salvandogli letteralmente la vita. Matteo verrà trasportato in ospedale e operato d'urgenza.